Grazie a voi, grazie all'IMES Club di Trieste che come sempre offre la possibilità di lo stimolo per delle riflessioni che scambiandole in questo modo, come faremo anche questa sera, certamente ci aiuteranno tutti quanti a riflettere, a crescere, anche a come dire, adottare nel campo delle decisioni che dobbiamo adottare, dei criteri e delle, diciamo, sicuramente scelte maggiormente ponderate. Io, guardando al titolo che avete voluto dare a questa iniziativa, riflettevo fra me e me se ci fossero delle alcune parole chiave che potessero in qualche modo diciamo fornire una prima sintesi al tema del futuro economico di questa città. E ho pensato in primo luogo al fatto che il futuro economico di un territorio deve sempre e comunque basarsi sullo sviluppo e sulla, diciamo, crescita delle cose e delle vocazioni naturali che in quel territorio ci sono, perché questo mi pare, diciamo, saggio. E allora ho pensato che parole chiave, quattro mi sono venute in mente, e sono industria, porto, ricerca e turismo. Ho pensato a queste quattro parole chiave perché mi pare che vocazioni, diciamo, di questo tipo nel territorio vi siano, che vadano sviluppate, che vadano colte tutte le scommesse che sono in atto in questi quattro, diciamo, diversi campi, e che forse, diciamo, delle politiche di sviluppo per il futuro di questa città e di questo territorio possano appunto giocarsi su questo piano. Parlerò ovviamente un po' più diffusamente del porto perché è, come dire, il mio mestiere, perché penso che sia giusto farlo, ma non vorrei disegnare di dare alcuni flash, almeno di mie riflessioni personali, su questi temi, perché io su alcuni di questi temi, che sono anche controversi, ho alcune idee e vorrei manifestarle. Intanto credo, e già lo diceva la Rivera quando ha introdotto il dibattito, si parla di sviluppo integrato, quindi tutti questi quattro temi che ho cercato di enucleare, quindi industria, porto, ricerca e turismo, che sono a mio avviso vocazioni di questo territorio, debbono essere viste diciamo in modo integrato fra di loro. Cioè le sinergie possibili fra questi quattro elementi possono appunto produrre politiche di crescita, di sviluppo, di lavoro, di occupazione, di miglioramento in generale della nostra società, perché poi il traguardo non credo che sia non è soltanto il lavoro, ma è anche, come dire, una società più civile, nella quale si vive meglio, più ricca di valori, dove la vita umana vale un po' di più, dove i rapporti, anche le relazioni fra le persone sono relazioni migliori, cioè un complesso, diciamo, di valori. E parto da quello che è più controverso, perché ci sono scommesse in campo in questa fase che, a mio avviso, come veniva anche colto prima, è molto dinamico. Cioè questo territorio in questo momento di crisi generale potremmo dire del mondo, della società occidentale, vive un momento particolarmente dinamico. E quindi bisogna in qualche modo saperlo interpretare e sapersi pensare come un fattore, anche saper pensare noi stessi e questo territorio come un fattore di potenziale crescita e potenziale sviluppo. Allora, parto dall'industria. Dicevo che a mio avviso la prima ricetta è non disperdere quello che si ha. E io vedevo, ovviamente noi siamo attenti ai traffici portuali, sapete che se c'è un mestiere che stiamo facendo anche abbastanza intensamente e anche forse persino in maniera eccessiva, è
comunicare all'esterno il peso, il valore, il senso del porto di Trieste, lo facciamo persino troppo, dico io a volte, no? E c'è un dato, e quindi comunichiamo i treni che vanno benissimo, comunichiamo i container che stanno andando altrettanto bene. Beh, un dato che mi ha colpito nei dati più recenti del porto è una sensibile invece flessione, sensibile decrescita della movimentazione delle infuse solide, cioè tutto quello che è legato alla produzione della ferriera. E io dico, noi siamo lì di fronte e i grandi porti, e anzi i grandi territori, la metto ancora così, non vivono senza un grande industria, senza grandi soggetti industriali. Non ce n'è uno di grande porto o di territorio sviluppato che vive o può vivere senza, diciamo, un grande tessuto industriale. Non è solo la ferriera, abbiamo altro, abbiamo Varzila che si deve difendere in un certo modo, sempre comunque in difficoltà. Se guardiamo il territorio più largo, abbiamo sicuramente Fincantieri, abbiamo un distretto della cantieristica molto importante che è in porto, abbiamo l'industria alimentare, abbiamo qualcosa, ma rifletto sulla ferriera e dico, ma rifletto sulla flessione, no, che c'è stata in questi mesi nella produzione, che io vedo dal punto di vista del versante dei traffici commerciali del porto. E mi chiedo se una politica, come dire, di forte ostilità nei confronti della ferriera, ma che è di ostilità non tanto, ovviamente, figuriamoci un po' se penso all'inquinamento o se mi piace l'inquinamento, per carità di Dio. Penso però al tema che lì siamo di fronte alla prima delle scommesse di cui vorrei parlare. La scommessa di una industrializzazione che viene mantenuta abbattendo fortemente l'inquinamento con degli investimenti innovativi che sono in corso. Che sono in corso, perché per chi conosce un po' quell'ambito ne sa già oggi riconoscere i cambiamenti profondi. Allora, dico, la prima questione è: il futuro della città deve basarsi anche sul mantenimento di un tessuto industriale forte, perché uno scenario diverso produrrebbe un'altra Aquila, cioè un altro terreno che viene desertificato, di cui per 60 anni non sapremo che cosa fare. Seconda riflessione, il porto. Il porto è l'identità di questa città. L'IMES se ne è occupata in questo ultimo numero con l'articolo di Paolo De Ganutti sul Porto Franco, con l'intervista ad Agostino. Il porto sta vivendo una fase, ecco, quando Caracciolo diceva pensarsi come soggetto geopolitico, ecco, questo in realtà, devo dirlo, dico senza nessuna, diciamo, elemento di per darsi importanza, insomma, di prosopopea, lo dico perché un po' così, stiamo cercando di dare un senso forte al ruolo di Trieste a livello internazionale, cioè Porto Franco internazionale, ruolo internazionale. È un peso che Trieste come porto ha riacquistato fortemente in questi due anni, l'ha riacquistato fondamentalmente con, diciamo, dei forti investimenti e dei forti interventi sotto il profilo dei collegamenti ferroviari, e vedo che avete messo il termodale, avete giustamente ripreso la nostra, diciamo, slide che mostra, diciamo, la rete dei collegamenti internazionali, e lo è per l'utilizzo nuovo che stiamo cercando di fare proprio della leva del punto franco internazionale, del porto franco, attraverso un'operazione, e qui tutto si tiene a livello dinamico, perché attenzione, quello che ci consente oggi di rilanciare il punto franco in aree che non sono demaniali, in aree retroportuali, pensando anche qui a farlo diventare una leva di nuova politica industriale, perché quello che pensiamo esattamente non sono il porto franco come magazzino di sosta illimitata della merce, ma è attirare attività magari anche intelligenti, magari anche 4.0, magari innovative, e qui sta il senso anche degli accordi che abbiamo recentemente stipulato proprio con area di ricerca, e qui appunto per capire, insomma, l'integrazione,
per far sì che quello che nessun altro ha, perché in quel punto franco, quelle leve, diciamo, di vantaggio, soprattutto doganali, ce l'ha soltanto Trieste, per tutta una serie di elementi di portato storici. Qui c'è Francesco Russo, proprio la sdemanializzazione di Porto Vecchio ci ha consentito, con quel meccanismo dello spostamento, che non è uno spostamento territoriale, è uno spostamento di regime giuridico delle merci, quindi non è che si porta il Porto Vecchio da qualche parte, è un fatto virtuale, è un regime giuridico che viene spostato su altre aree, che si intreccia col porto, ma ci dà la possibilità di utilizzare delle aree. E noi guardiamo soprattutto, ho citato l'Aquila, per le aree sottoutilizzate, quindi Ezit, le aree, diciamo, che sono nell'ambito sud del territorio di Trieste e che attraverso la combinazione di quei fattori di vantaggio, di quelle vocazioni tipiche del territorio, possono produrre appunto sviluppo. Il porto sta cercando di farlo questo in un contesto fortemente internazionalizzato, lanciando un po' il cuore oltre l'ostacolo e lanciando fortemente il nome di Trieste sui mercati internazionali. Questo direi che è il lavoro che ha fatto D'Agostino in questi anni, in questi due anni, fortemente. Avete visto, diciamo, l'incontro Xi Jinping e con il presidente prima Mattarella il mese prima e poi successivamente con il nostro presidente del Consiglio Gentiloni, che hanno collocato Trieste al centro di un nuovo interesse del governo cinese per, diciamo, uno sviluppo dei traffici lungo la nuova via della seta. E vi assicuro che questo non è uno slogan, perché ci sono degli elementi concreti, per cui questa cosa è venuta fuori non sulla base di, ma sulla base di progetti concreti. Quindi il porto può essere questo, un altro volano che però vive se si tiene, a mio avviso, tutto il resto, e vado veloce per non rubare troppo tempo a tutti. Ricerca, l'ho detto prima, Trieste è un'eccellenza nel mondo della ricerca, c'è la proposta che noi sosteniamo di fare diventare Trieste città della scienza nel 2020. E Trieste ha una serie di eccellenze da questo punto di vista che si sposano esattamente col porto, che si sposano con la leva del punto franco, che si sposano con, diciamo, quello che è un'ipotesi di sviluppo del territorio internazionale, anche questo, perché la ricerca in questo Trieste assomiglia un po' a Ginevra, mi verrebbe un po' da dire, no? Un polo di organismi internazionali nel campo della ricerca. E Trieste, è per questo che credo stiamo anche un po' facendo una battaglia sull'internazionalità, Porto Franco internazionale, centri di ricerca internazionali, traffici internazionali, smettiamola di guardare il nostro ombelico. Trieste grande città, potenzialmente, non Trieste piccola patria. Questa è una battaglia anche culturale che credo ci debba vedere. In ultimo, proprio in questa chiave, Trieste città del turismo, turismo che può svilupparsi attraverso un impulso nuovo che si può dare all'attività crocieristica. Trieste perché è bellissima, è straordinariamente bella, e l'incremento turistico che c'è stato in questi ultimi anni credo che sia un elemento di grande dinamicità. Allora, ci sono, a mio avviso, tutti gli elementi per costruire una politica economica del futuro, integrando, miscelando, sviluppando questi elementi, che non devono essere, nessuno di questi, a mio avviso, abbandonato, integrati, sviluppati, innovati, una visione sempre che innova, che guarda in avanti, e quindi credo che ce la possiamo fare. Dobbiamo scrollarci di dosso un po' di pessimismo. Ragionavo prima con Francesco sul fatto che in certe situazioni a volte si dà un eccesso di ottimismo, no? Come messaggio, e io dico diamo invece un messaggio che sia ottimistico, perché se non smettiamo di vedere tutti gli, cioè per ogni cosa nella vita ci sono sempre un pro e forse 10 contro, ma se vediamo sempre 10 contro e non lavoriamo sul pro,
Cioè non ci muoviamo mai. Allora, noi a livello dell'amministrazione del porto abbiamo D'Agostino, un ottimista per antonomasia, e ha proprio, diciamo, stiamo lavorando in questo modo. Non è che tutte le cose che facciamo riescono col buco, che non ci abbiamo difficoltà, che tutto quello che facciamo è bellissimo, anzi no, siamo pieni di problemi, però cerchiamo di marciare in una direzione e in una strategia che punta a proprio esattamente al, più che allo sviluppo dei traffici, allo sviluppo del territorio. Credo che questo sia un messaggio che si sta percependo, lo dobbiamo perseguire anche con una volontà. Qualcuno diceva ottimismo della volontà e pessimismo della ragione. Ecco, riprendo questo antico detto, fa sempre bene. Pessimismo della ragione che tempera gli eccessi, ma ottimismo della volontà, perché se non c'è l'ottimismo della volontà, viva Dio, non si raggiunge nessun risultato.